Sono sempre stati rivali infuocati con scontri televisivi memorabili fatti di insulti e parolacce, ma nel corso di live Nonella D'Urso, Vittorio Sgarbi e Alessandra Mussolini sembrano aver sotterrato momentaneamente l'ascia di guerra di fronte a un nemico comune, Daniela Martani, ex Geffina, che incalza con le sue domande. L'opinionista decide di distrarsi baciando in diretta il critico d'arte, lasciando di stucco Barbara D'Urso. Il bacio, tuttavia, non placa Daniela Martani e Alessandra Mussolini si mette le mani nei capelli. Oh, ma che è? Ti hanno attaccata una batteria. Barbara, staccala! L'ultimo argomento della puntata è girato quasi del tutto attorno al sesso, prima con Cicciolina, che ha anche puntualizzato il proprio scontento per il taglio del vitalizio, e poi con gli altri ospiti, tra i quali Eva Robbins, e a questo punto che la conversazione si è fatta ancora più surreale e nel rievocare un momento di intimità trascorso assieme, Sgarbi cerca di entrare nello specifico, senza però riuscire a farsi seguire dalla Mussolini. Io non ho capito niente, è il suo commento, al quale fa ecco la risposta del critico. Se vuoi possiamo provare dopo, ma lei obietta, ti ho già baciato.